Ok, ma allora a livello di mobilità come sei messo sul drago? No, faccio una gran fatica, faccio un porco giù di fatica con le spalle. Però in generale, sei messo bene? Perché di qua di più, perché questa è la spalla operata, capito? Sì. Quindi questa qua, c'è un blocco osse. Beh, allora, come lo facevi? Di cattiveria pura? Sì, cazzo, sì, sono muscolare. Sì, sì, sono così, dopo posso un cazzo di male qua. Cioè, i primi giorni della vacca così. Ero distrutto. Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Oggi sono venuti qua a farmi morire perché è un po' che un infortunio, quindi giustamente mi devo infortunare. È molto più trash di noi comunque. Sì, no, ma prima mi avete colto impreparato e mi devono fare un po' di calistena. Allora, proviamo un po' una roba diversa, faccio solo powerlifting. Mettiamo alla prova un powerlifter nel calisthenics e facciamo vedere quanto fa cagare. Questo è il risultato finale. Penso che lei è un'azienda dove vende i bastoni bastoni di ferro e acciaio della Lego lì montata. Acciaio della Lego, ok, vabbè, andiamo. A saperlo, quella bastona di mia nonna me li tirava dietro quando ero bambino e dicevo scusa vendi di non tirarmeli dietro. Meno male che è morta la bastarda, adesso vabbè, stai andando la barra. Lei faccia il serio per favore, venga qui. Cosa mi fate fare? Dai, andiamo. Bene, cameraman, venga a far vedere la struttura. A che larghezza lo dovrei mettere? Partiamo da questo. È la prima volta che vediamo. Dato che c'è un rack in cui possiamo allargare la larghezza e scegliere l'altezza che vogliamo. Allora, se devono essere 50, deve essere 10 buchi di distanza. E quindi se mettiamo la prima... Facciamo 55. Quindi 11 buchi di distanza. Lo mettiamo per esempio in questo. Ok, quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, l'altro va qua. Dai. Ecco cosa serve studiare ingegneria. È un pestretto. Sì, 60. Mettiamo la 60. Ma notare che abbiamo un piccolo di te, Ma hai visto come si monta quello? L'hai regolata molto velocemente! È comodo da regolare anche i pin magnetici per tenerlo fermo! Guarda come sono! Hai visto? Comunque ridendo e scherzando è la prima che vedo fatta così. Che si bloccano anche, visto? Perché sono magnetici. Peraltro, se lei fosse un po' più basso, si potrebbe anche regolare in altezza. Hai visto? che culo, Ci sono anche le pedane! Perché uno così si mette e lo fa dritto anche con la zavorra in mezzo. Vediamo, hai già dippato? Sì, hai chiesto se ha già pippato. Pippato, sì. Ah, ha già pippato, sì. Sì, ha voglia. Facciamo un match rap. No, facciamo qualche ripetizione. No, abbiamo detto calisthenics, non crossfit. Allora, quali sono buoni? Sì, scende sotto il parallelo. Ok, allora diciamo che... Se il powerlifter, se gli dicono due numeri, sceglie sempre quello più basso. 8, 10, 8. È vero, però c'è chi dice che... Lei buone. Però io le do la tecnica avanzata. Comunque la maglietta è molto carina, la di MyProtein, ce la potrei fare la pubblicità qua, se volete link in descrizione, molto bella. Prima di passare alla tecnica più avanzata del dip, guardiamo un attimo i parametri che ha rispettato. No, sostanzialmente secondo me ce ne sono tre principali. Il primo, tenere sempre le spalle depresse, lontano dalle orecche, ottimo. Se le senti piangere, sì, sempre quello. Ma infatti qua siamo i king noi della depressione. Sei sceso con... le braccia con la spalla sotto il parallelo, quindi valida, perfetto, sotto i 90. E anche col bacino sotto la spalla, perfetto. Ultimo parametro. Sotto i 90 come mia madre. E anche un altro parametro che io reputo abbastanza importante, la verticalità delle gambe. Beh, ha buttato un po' il culo indietro. Un pelino, però ci sta. E ci sta. Ottimo. Ma devi essere in un'azienda, c'è il Covid, devi tirare su 2 lire. Il culo in fuori ti salva le gambe. Tutto sommato, molto belli. Mancava un pelino di verticalità, però ci sta, fa culo, un conto con una zavorra in mezzo alle gambe. Bene, quindi guardiamo la versione più avanzata. Le faccio vedere adesso la versione avanzata. Quindi, lei è nella posizione di dip classica, ok, lei non fa estensione scapolumerale. Ma la smetti di darmi delle, che cazzo fai? Perché? E chi fa leggermente con le gambe, quindi uno, due. Ah, ok. Ok, no estensione scapolumerale, solo... questo movimento qua che si chiama inchino. Ma il ritmo, cioè deve essere fatto a questa velocità? Allora, o più... sei andato lento perché così capivo meglio? Più sembra una convulsione, più il movimento è valido. Okay. Provi lei il movimento valido, per favore. Merda, io tiro una facciata per terra. Lo so. Gira. No, perché io sono un amante del pericolo. No, tiro una ginocchiata qua contro. Guardi che questa è arte calistenica, ok? Nessuna estensione scapolumerale, inchino in avanti e chippettino con le gambe tattico. Tira! Il powerlifting serve! Mi ammazzo, tu sei fottuto a freccia, se
ho visto proprio tubolare dritto nei denti, cioè proprio preciso le parole. Adesso tiriamo e proviamo anche la parte. E dobbiamo togliere di mezzo questa, le parole che si possono riporre comodamente qua. Cazzo. Per dire, no, uno è... Cioè. È davvero una figata, come si è messo a trazione lo vediamo adesso. Me la volete un po' più larga, un po' più giuste? La larghezza spalle, un po' più larga delle spalle. Come il nostro signor Alberello. Ok, la scapola. Prova ad andare col vento in avanti. Ok. Senza vedere le braccia, ok? La verticalità c'è. Occhio. Okay, cioè, non è che qua. No, è vero. Se no facciamo crossfit, lo scrivevamo, no, chiaro e tondo. Però prima di passare alla versione avanzata, però, okay, però un attimo i parametri se li hai rispettati. Anche in questo caso le spalle c'erano perché eri abbastanza depresso. Quindi ce ne ho due. Esatto. Non funzionava bene. Non eri così, ma è bello attivo. E quindi assolutamente ottimo. Tutto questo è solo per flexare, per far vedere che sono più tirati, eh. Non è che serve veramente anche per l'esecuzione. Mi hanno andato bene in estensione con il braccio. Bastardello, peccatore. E ci sta. Un'altra cosa, allora, tu hai detto che fai fatica ad andare sopra, però in realtà queste erano valide perché nel calisthenics una trazione valida se riesce a superare col vento la sbarra, non solo in altezza ma anche in lunghezza. Ed è per quello che avete tutti la barba un po' esatto, più lunga. Esatto, no, anzi, non è che mi svantaggia la barba, perché di sedire di più passa. Ah, okay. No, e comunque c'è da dire che nelle altre tu l'hai fatto, sì, non arrivi qua. Sì, no, non ce la faccio. Però comunque... questo lo riesci a fare. Okay. Andiamo a vedere la versione avanzata. Okay. Devo toglierti. La cosa bella di questo video è che io non sapevo esistesse la versione avanzata, lo sto scoprendo adesso. Quindi è tutto un imparare. Abbiamo la tecnica avanzata, quindi con il tip per fare più ripetizioni in gara. Si parte rigorosamente a braccia flesse. Poi si fa questa scorpionata qua. Ah, questo è crossfit! Esatto, poi se ci vuole aggiungere la chicca, la picco. Fantascienza! Fantascienza, però! Vabbè, questo era per far vedere che siamo sboroni. Ma sai che io non penso di riuscire a farlo neanche. Ma ci vuole del ritmo, nel senso. Guardi che noi calistenici prendiamo tanto per il culo i crossfitter, ma per fare questo ci vuole. Non è semplice. Non sa quanto schema motorio ho fatto. Grazie! Cazzo, non ero mica perché sono schiacciato qui. Come cazzo si fa? Eccolo! Volevo lasciare un po' di spazio sul canale. Beh, allora, abbiamo notato che... Sono completamente incinto. Intanto qua abbiamo anche un powerlifter. Professionista, non so adesso che titoli c'hai, però qualcosa avrai la vinto. La terza media. Andiamo a vedere la verticale. Okay. Lei sa fare ha già approcciato la verticale, sa come si fa? E sì. Non faccia vedere una verticale. Non la faccio da mesi, quindi farò cagare, andiamo lì per la verticale che sennò mi muoviamo. Faccio vedere quella che è una verticale. Ok, poi se lei vuole può cercare piano piano di staccare. Si può tirare un bel calcio. Poi se. Questa l'ho vista su YouPorn. Se lei è pro cerca anche di staccare un braccino. Ma questo sei veramente bravo, Sono colpito. Ex ginnasta. E so, la cosa bella è che tipo 3 video fa hanno visto il video dove challenge imparo la verticale una settimana, sono stato 32 secondi. Allora, uno che ha visto già quel video, se non l'hai visto lo vai a vedere, dice cazzo farà una gran bella verticale, sicuro non lo so su neanche un secondo perché non la faccio da 2 mesi. No. No, cioè, ti do un consiglio. Vai, prova a portare il culo sulla testa. Le dita l'hanno fatte apposta per premere su, cioè proprio quando Dio ce le ha create, sa nella Genesi. Le dita sono state fatte proprio per fare pressione. Quale dei 7 giorni sono state fatte? Il settimo ha riposato. Penso il settimo perché tutti sì, dicono che riposa invece ha fatto le dita. Sì. Ho usato le dita e sono caduto. No, però, quindi non era l'esempio corretto. Fatto così, sono andato giù subito.
lei è partito, mi scusi che lei ha una certa età, è partito con l'avambraccio in questa posizione. Provi lei a partire con l'avambraccio già impostato in... Tu hai scontato che io abbia quella mobilità di Bonsoli, a me sembra spezzato in due, non so che cazzo, come sei montato stanco. Una persona normale non penso che riesca a mettere Bonsoli in quella posizione. Forse lei è la persona normale perché questa qui è una mobilità normalissima di Bonsoli. Io mi dice... È anche abbastanza ridotta la mia. Io non ci arrivo, anche lui è lì così, si guarda dietro la telecamera. Di stare già così. Esatto. Oh. Sì, ancora uno. Provo a buttare il culo fuori. Che sposti bene il peso, sì, bravo. Bene, adesso passo una skill, quindi un'abilità di spinta che lei ha dimostrato di non saper fare, ok. Adesso quindi guardiamo l'ultima skill, più semplice, di durata, sì, l'ultima che devi fare. L'ultima nella vita, perché? Esatto, in generale, che è il front lever. Ha già visto il front lever? Oh, il carico, oh, cazzo! Minchia! Vai, bro! Vai! Ok, vai, cioè, allora... Io direi... La forza di dorsale, però almeno 2 secondi. Ok, io direi... No! Anche la mia ragazza mi fa certe proposte ogni tanto, ma guarda, non lo so fare, cioè, nel senso, mi dispiace. Non lo so fare, te l'ho detto che non lo so fare, che cazzo me lo chiedi? Per rendere tutto migliore possiamo mettere queste qua, le giriamo, che così almeno le puoi usare come se fossero una barra più bassa e ti aiutiamo con il settaggio. Ok, visto che hai difficoltà a stare nella versione full, quindi quella completamente a tavoletta, mi giro, facciamo una versione un po' più semplice, ok? Visto che il calisthenics è uno sport che lavora sulle leve, certo. Accorciamo la leva, tu ingegnere, esattamente, un movimento articolare inferiore. Quindi adesso proviamo la versione in one leg, ok? One leg, quindi ho una gamba, ok? Sì, non ce la farò mai. Perché voi tutte quante le cose le fate sembrare così facili? Eh beh, anche lui fa 2,40 no, non è vero. A me le gambe vanno su, perché te non faccio le gambe? Ma voi avete tutta sta mobilità poi. Cioè, avvicina di più il ginocchio. Chi te l'ha detto che sono in grado di farlo? Ce l'ha la capacità, si fidi, è solo che non crede in se stesso lei. Sì, uomo! Dai, scopato di peggio pagando, però... però ci sta. Io direi di accendere anche uno straddle. Oh, gambe aperte. Esatto. Ripeto, Covid, pochi soldi per l'azienda, ad aprire le gambe. Qua sì, abbiamo fatto esperienza. Porca troia. Recepite anche le ginocchiate, visto? Mi ti fatti più male il ginocchio o la palla, di mo'. Lei parte da così piano piano, lei apre. Ok, ho aperto anche le gambe in camera, così almeno ho fatto vedere un po' di sostanza. Modo d'attacco, esatto. Sì. Perfetto, non dopo di pedale, si controlla. Ok. Apra e viene estensione dell'anca. No, non c'era, ok. No, decisamente no. Però 2 secondi sono durato, c'è il video, voglio dire, e adesso anche la mia ragazza pensa che 2 secondi riesco a durare. Devo dire che lei, per essere uno che usa sempre bastoni pesanti, si sta a gestire molto bene a corpo libero. Lei secondo me potrebbe essere come Giovanni Fois una volta, non adesso che mangia. Quando si allenava. No, perché come adesso pensavo dicessi ricco e ho detto ti stai sbagliando. No, sì. Non si allena più e forse quello che dovresti anche fare tu, ti butti sul mangiare e vedi che diventi ricco. Giusto. Io mi sono buttato sul mangiare, ma ho sbagliato perché non ho registrato. Non ho fatto i video, Gio, ti voglio bene. Sì. Valutazione, voto da 1 a 10. Allora, in realtà devo dire 10. Lei è un po' meno. Però che cazzo di soldi ti devo per questo video, troppo. Bene ragazzi, allora, noi non siamo di parte. Io già quando l'ho visto nelle storie questo rack è bellissimo. Quindi se volete fare calisthenics street lifting, penso che questa qui sia una delle migliori attrezzature in circolazione, se non la migliore. Io ho chiesto il voto su di me, però grazie per la pubblicità gratis, io la lascio. Tranquillo proprio. Quindi diciamo, la struttura c'è, l'atleta però ci si può lavorare. Adesso nel loro canale uscirà il video dove io gli faccio provare il powerlifting, perché adesso hanno fatto i buffoni col powerlifter che fa calisthenics, vediamo i calisthenici che fanno powerlifting. Bene, quindi vi invitiamo a seguirvi sul nostro canale Coconut Street Workout e noi ci vediamo in un prossimo video di Filippo D'Albero. No, scherzo, non verremo più a Bologna. Ciao.